siccome lui praticamente va via alle 19, quindi cerchiamo di approfittare di questi pochi minuti che abbiamo in sua compagnia per trarre il massimo di vantaggio dalla sua presenza, quindi per cercare di avviare questo confronto con il professore che tra l'altro io vi invito ovviamente ad essere molto attivi, a partecipare con domande. Diciamo questo incontro dibattito dovrebbe essere un'occasione di scambio e di confronto sui temi che riguardano la legge che unisce tutti quanti noi, che è la nostra Costituzione. Io comincio, voglio dare soltanto un paio di cenni prima di cedere ovviamente la parola all'autorevole professore e semplicemente dirvi praticamente di che cosa parleremo oggi. Oggi abbiamo praticamente parliamo della Costituzione che è stata approvata nel 48, praticamente nel 47, e che quindi ed è diventata la casa comune di tutti gli italiani. Il luogo comune è che la Costituzione sia inviolabile, mentre in realtà ci sono stati numerosi tentativi, non solo modifiche nel corso del tempo della nostra Costituzione, ma anche numerosi tentativi di modificarla. Il primo, quello più importante che molti di voi ricorderanno, è stata la riforma del titolo V della Costituzione nel 2001, una riforma che ha modificato 9 articoli della Costituzione dando più poteri alle regioni, e con l'obiettivo di trasformare la nostra Repubblica in una Repubblica federale. Per questa riforma qualcuno ricorderà, molti ricorderanno che si andò al referendum e fu una riforma che fu approvata dai cittadini italiani sul referendum. Questa presentazione non l'ho voluta fare con le slide, ma comunque potete trovarne copie anche sul banchetto dove potete anche eventualmente partecipare con la raccolta firme che stiamo facendo, sia per la Costituzione che per l'abbreviazione delle due norme dell'Italicum, però ci arriveremo piano piano. Altri tentativi di modifica della Costituzione furono quelli là, la riforma del 2005, il tentativo di riforma del governo Berlusconi. Anche questa riforma poi andò al referendum e fu bocciata dagli italiani. Ci sono stati anche altri tentativi di modifica e anche altre modifiche successive della Costituzione nel corso del tempo. C'è da ricordare per esempio la più recente, quella del 2012, quella in cui è stato introdotto il pareggio di bilancio, la modifica dell'articolo 81. Ovviamente questa riforma fu approvata con la maggioranza assoluta del Parlamento, quindi non ci fu nessun referendum, fu approvata e basta, non ci fu nessuna consultazione dei cittadini. Mentre ci sono stati anche più recentemente ancora ulteriori tentativi di modifica. Noi li chiamiamo la Costituzione sotto attacco proprio perché la Costituzione è stata sempre un obiettivo di modifica nel corso del tempo, poi il professore ci spiegherà anche le ragioni di questo. L'ultimo tentativo, quello che è stato fatto nel 2013, fu il tentativo di modificare l'articolo 138, che noi chiamiamo il grimaldello, cioè il sistema per cui possa essere modificata la Costituzione. E ci furono numerosi tentativi, cioè un grosso sforzo da parte del Parlamento di modificare questo articolo, poi per tutta una serie di motivi e di tutta una serie di cose praticamente decadde questa riforma. Ho due cenni sul comitato che si è costituito a Battivaglia. Siamo partiti un certo numero di persone che abbiamo cominciato a seguire le proposte modifiche del governo Renzi alla Costituzione, abbiamo cominciato a seguirle già dal mese di febbraio e anche semmai anche da prima. Poi abbiamo vissuto personalmente la nascita del comitato, il comitato nazionale contro le modifiche alla Costituzione, e nel momento in cui è nato questo comitato un gruppo di persone di Battivaglia, tra cui mi piace citare Giuseppe per esempio, Paolo e Vincenzo ed altri, hanno aderito immediatamente a questo comitato, partecipando già da subito e creando un nucleo locale per seguire queste modifiche. Ovviamente questo comitato poi è andato crescendo nel tempo, oggi annoveriamo anche delle persone molto illustri tra di noi, come l'avvocato Nicola Poto, l'avvocato Marco Proto, Anna De Feo, l'avvocato Anna De Feo, sono
tutte persone che piano piano si stanno aggregando al nostro gruppo e stiamo cominciando ad avviare una serie di incontri pubblici discutendo ovviamente di queste modifiche, perché queste modifiche riguardano tutti quanti noi. Un gruppo di persone di Battipaglia, io, Giuseppe e Brunello, abbiamo partecipato anche all'Assemblea Nazionale, al Parlamento Italiano, che si è tenuto il 18 marzo, quindi seguiamo questa riforma e ovviamente abbiamo avviato la campagna di raccolta firme, che ovviamente potete trovare sia al banchetto lì, se vuole, per chi vorrà firmare, e troverete anche tutto il materiale informativo da poter leggere tranquillamente a casa per quanto riguarda la riforma. Potete anche firmare sia per richiedere il referendum costituzionale che si terrà a ottobre, e sia per i quesiti dell'Italicum, sia qui al banchetto e sia al comune, all'URP, che è aperto tutte le mattine. Due cenni sul professor Gaeta Nazariti, che abbiamo qui, un professore ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Studi di Roma, La Sapienza. È un docente che è stato docente presso numerose università, citiamo Perugia, Torino, Napoli, la LUIS. Ha svolto una notevole attività, coordinamento di dottorato di ricerca di diritto pubblico e costituzionale presso le sedi di Perugia e di Roma La Sapienza. Ha fatto parte del consiglio direttivo dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti nel triennio 2009-2012. Ha fondato e diretto la rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti. È presidente dell'Associazione Gruppo Divisa per lo studio del diritto costituzionale. Collabora a numerose riviste scientifiche, in particolare il direttore della rivista Costituzionalismo.it. Fa parte della direzione di politica del diritto, del comitato di direzione della rivista di diritto costituzionale, ed è ovviamente autore di una lista infinita di monografie, di saggi, note, recensioni e così via sulla democrazia costituzionale. Per cui io mi taccio, giustamente cedo la parola al professore. Grazie, anzitutto voglio ringraziarvi per avermi invitato, ma anche per il vostro impegno, perché tra ottobre sicuramente andremo a votare sulla Costituzione. Il mio primo timore è che si vada a votare inconsapevolmente. Il dibattito politico, voi lo vedete, lo sapete tanto quanto me, non discute nel merito della Costituzione. Ma è da tempo, non soltanto sulla Costituzione, ma forse il linguaggio della politica di questi tempi, si va avanti, come si dice, a slide, parole d'ordine. E pochi si chiedono cosa ci sia dietro una parola d'ordine, e questo è grave in generale, forse espressione, come dire, di una caduta di tensione politica o non so che, però certamente è inconcepibile quando si parla di Costituzione, perché come andrà a finire, vincerà il sì o vincerà il no. Certamente da dopo ottobre noi avremo un altro sistema politico, avremo altre condizioni di vita nel nostro Stato italiano. Tra un attimo sono qui chiamato dal Comitato per il No, quindi potete immaginare che non darò un giudizio positivo della riforma costituzionale, ma vorrei dire che anche gli autori del sì, anche coloro che dovessero, fossero già convinti o pensano di andare a votare favorevolmente a questa riforma, dovrebbero in qualche modo, prima di fare quest'atto, riflettere su quello che stanno votando. Questo vale per tutti, quale che sia il voto che ciascuno di noi esprimerà ad ottobre. Voglio dire un'altra cosa. Vedete, adesso non voglio fare polemiche politiche perché non ho nessun interesse, non è questo. Ma certo che se noi dovessimo andare a votare credendo al fatto che andiamo a votare per la riduzione dei costi, la riduzione dei parlamentari, altri slogan di questo tipo, contro il ceto politico di questi tempi, per semplificare il sistema, c'è lo slogan tanto per il sì che è esattamente questo, per un'Italia semplice. Chi è che vuole l'Italia complicata? Come se io dicessi, volete voi il buon governo o il cattivo governo? Andiamo a votare per il buon governo. E chi è che vota contro questa parola d'ordine?
Allora io vorrei farvi uscire da questa sloganistica. E non vi dirò, contro una facile sloganistica, non vi dirò il contrario. Non vi dirò che non c'è un aumento dei costi della politica, o c'è un aumento del Parlamento. No, vorrei andare, in pochi minuti, in poche battute, a verificare queste parole d'ordine, per vedere quello che c'è dietro, se è vero. Perché se fosse vero, usciamo da questa assemblea con il relatore e io, che vi inviterà a votare sì. Probabilmente, immaginate, la mia conclusione non sarà la seguente, però vediamo. E vi do anche, vi do a voi un criterio di giudizio di quello che vi sto per dire, perché poi secondo me non è che andiamo a votare per il buono e il cattivo governo, adesso vediamo la buona o la cattiva Costituzione, adesso vedremo se è buona o cattiva la riforma, ma c'è un criterio di giudizio che in qualche modo il buon senso, non la politica, ma semplicemente il buon senso dovrebbe farci capire che è il discrimine tra il sì e il no. Il discrimine è il seguente: il giorno dopo questo voto, il giorno dopo l'entrata in vigore di questa Costituzione, saremo meglio o peggio di oggi? Perché se saremo meglio andiamo a votare sì, ma se dovessimo scoprire che il giorno dopo l'approvazione di questa Costituzione il nostro sistema sgangherato dovesse essere ancora più sgangherato, beh, allora non potremmo che votare no. Questo è il criterio di buonsenso che vi invito ad adottare. Perché vedete, a proposito di sloganistica, insomma, un altro dei tanti slogan che viene adottato è il seguente: votare per cambiare. Alzi la mano chi in questa sala non vuole cambiare o è soddisfatto dello stato di cose esistenti. Quindi tutti noi vogliamo cambiare, non c'è gufo o innovatore che non voglia cambiare, ma anche qui si tratta di capire cambiare in che senso e in che verso. Perché a proposito di buonsenso, tutti noi ricordiamo quell'altro modo di dire, i modi di dire sono espressioni anche di buonsenso, ma sul quale si dice non c'è mai fine al peggio, quindi non possiamo escludere che si cambia peggiorando le cose. Si può cambiare migliorando, si può cambiare peggiorando. E anche questo è il secondo criterio che vi sollecito a comprendere. Se cambiamo in meglio andiamo a votare sì, se cambiamo in peggio andiamo a votare no. E vediamo. Io vi dico tre cose e poi le spiego, e poi argomento. Io dico questo, che a mio modo di vedere la riforma costituzionale riuscirà in un'impresa non encomiabile, che è la seguente: l'attuale assetto dei poteri è squilibrato, l'attuale Parlamento è in crisi. Chi legge i giornali con qualche attenzione, ma forse anche un poco distrattamente, sa per esempio che oggi il Parlamento conta molto poco. Chi legge i giornali sa per esempio, e questo è un fatto che nessuno contesta, che il Parlamento fa le leggi, e la verità è che il Parlamento oggi non fa più tante leggi, ma si limita a ratificare, convertire i decreti legge, a ratificare l'operato del governo. E c'è un processo oggettivo, appunto, che dovremmo valutare nel merito per cambiare. Di, come si dice, come diciamo noi costituzionalisti, di traduzione del potere, di traslazione, di traspostamento del potere legislativo dal Parlamento al governo. È il governo che fa i decreti legge, è il governo che si fa dare le deleghe e fa le deleghe. La legge, prendo un esempio a caso, la grande, ottima o pessima, ma questo è il dato oggettivo, riforma della pubblica amministrazione, la cosiddetta riforma Madia, la sta facendo il governo in base a una delega piuttosto generica, e quindi la fa il governo, non la fa il Parlamento. Una grande riforma, bene o buono, potrei dire la riforma della scuola, potrei dire tante altre riforme, tutto fa il governo. Quindi noi certamente subiamo uno squilibrio in base al quale il povero Parlamento è molto fragile. Cosa deve pensare il buon riformista? Quello che vuole cambiare lo stato di cose presenti
e magari migliorare la situazione di scompenso che io vi ho illustrato, vi ho accennato, ma è molto più complicata, è molto più grave di come non la sto dicendo io. Vi ho accennato, quindi non nascondo, anzi, sto denunciando una disfunzione, un equilibrio. Cosa deve fare il buon riformista? Riequilibrare, cioè dare più potere al Parlamento. Questa riforma fa questo, cioè ci migliora nel senso che finalmente dopo, il giorno dopo le elezioni, avremo un Parlamento, non dico centrale nel nostro sistema, ma comunque che non sarà quella, io sono molto rispettoso del Parlamento, quindi non voglio dire quella larva che è l'attuale Parlamento, ma insomma questo Parlamento in crisi di cui lo fa, lo migliora, perché se lo migliora andiamo a votare sì. Bene, la verità, e lo sapete, perché perché gli slogan questo vi dicono, in altre parole, mettendo in positivo quel che in negativo è, questa riforma costituzionale riduce ulteriormente i poteri del Parlamento. Si dice ogni tanto, perché poi sapete che gli slogan ogni tanto sono semplificazioni, ogni tanto sono falsità, ecco. Negli slogan falsi, non semplificati, ma quelli falsi, si dice che si cancella il Senato. Non è vero che si cancella il Senato. Rimane un Senato, adesso vedremo come composto, che sarà una brutta copia dell'attuale Senato. Io sono il primo, alla fine se volete vi dirò la mia riforma, ve la dico alla fine se capita, perché non è non è che vi dico qual è la mia riforma costituzionale, tanto non è quella di cui si sta parlando in questo modo, in questi tempi, quindi è inutile che ve la so dire. Ma io sono tra tutti, credo, molti, non c'è stato nessuno che non ammettesse l'idea che bisognasse cambiare il bicameralismo perfetto. Il bicameralismo perfetto. Quindi cambiare l'assetto dei poteri, quindi cambiare, come dire, quello che oggi fanno il Parlamento, quello che oggi fa il Parlamento, perché è in crisi. Punto però essenziale è essenzialmente questo, perfetto, ma questo passare da, io uso, scusate, uno slogan, una sintesi verbale, no, uno slogan, una sintesi verbale, ma poi la spiego, passare dal bicameralismo perfetto, che perfetto non è, a un bicameralismo confuso è peggio, è vero, io sono il primo a denunciare questo fatto, il bicameralismo perfetto produce dei guai. Se volessi buttarla in politica potrei dire, infatti, è proprio questo bicameralismo perfetto che ha permesso la legge Madia, il Job Act, come dire, lo smantellamento dello Stato sociale, e quindi questo è molto problematico. Ma insomma, invece, dal fatto che il bicameralismo perfetto vuol dire quello che fa la Camera esattamente fa il Senato. Ogni legge deve passare nel testo identico sia alla Camera che al Senato. Questo è grave. Bene. Ma passare da un sistema in cui fa tutto la Camera e il Senato è una larva di se stesso e può bloccare tutto quanto, a me sembra un peggioramento, francamente. Di più. C'è questo sbilanciamento a favore del governo. Il giorno dopo le elezioni, scusate, il referendum costituzionale, entrando in vigore questa Costituzione, avremo un Senato. Adesso andiamo a leggere alcune norme, che io l'ho definito un UFO, cioè qualche cosa che non sa bene quello che farà, che però sarà un intralcio, quindi peggiorerà la situazione del Parlamento nel suo complesso. E una Camera dei deputati che sarà servente al governo, servente. Cioè se oggi diciamo, l'ho detto, l'ho accennato poc'anzi, che il Parlamento fa poco perché non fa altro che convertire i decreti legge, il Parlamento è in crisi perché in qualche modo non riesce a contrapporsi autonomamente al governo e a dare la sua, a far rispettare la propria autonomia, domani sarà peggio. Se noi leghiamo insieme, e purtroppo perché è peggiorativo, la riforma costituzionale con la legge, la modifica della legge elettorale, voi lo sapete perché questo è noto, penso che lo sappiate, bene, avremo sicuramente una minoranza, non la mia maggioranza, una minoranza, quale che essa sia, ragionando oggi, che sia il PD, che siano 5 Stelle, che sia Salvini, che sia il mio partito preferito, che non so qual è, ma insomma che sia il mio piccolo partito, comunque dovesse vincere le elezioni, sarà una minoranza
che otterrà il 54% dei seggi. Quindi avrà il controllo dell'unica Camera politica. E se oggi il Parlamento deve non fare altro che convertire i decreti legge, domani lo farà molto più facilmente. Certo, una semplificazione, ma questo è, non è un modo, mi chiedo e vi chiedo, di, per uccidere il Parlamento. Noi lo vogliamo uccidere? Allora è questa la domanda. Noi vogliamo passare da un... Fatemi usare un po' di retorica, paroloni, parole eccessive rispetto al significato che voglio esprimere, ma tanto per intenderci. Noi vogliamo passare da un Parlamento malato a un Parlamento morto? Io francamente vorrei passare da un Parlamento malato a un Parlamento sano. Questa è la mia ambizione di riformatore consapevole. Dunque, voi direte, queste sono due opinioni. Va bene, allora io ho qui un documento fatto da alcuni costituzionalisti favorevoli alla riforma costituzionale. E prendo da loro, perché è giusto prendere seriamente in considerazione gli obiettivi che si sono proposti, i tre obiettivi che sono qui indicati dai costituzionalisti favorevoli alla riforma, non da chi è contrario come vi parla. E qui si scrive che gli obiettivi della riforma sono i seguenti: la trasformazione del Senato in una Camera di rappresentanza delle istituzioni territoriali. A differenza di quello che vi ho detto, io maliziosamente, adesso verifichiamo se la malizia è mia o... la trasformazione del Senato in una Camera di rappresentanza delle istituzioni territoriali, primo obiettivo. Secondo, lo snellimento e la semplificazione dei procedimenti di formazione della legge. Terzo, la stabilità dei governi. Dovrei dedurre questo. Dobbiamo rafforzare il Parlamento. Non facciamo, guardate, prima di andare ad esaminare una cosa vi do un altro elemento di giudizio che credo sia importante. Personalmente, forse alla fine ve lo dirò, ma dico adesso implicitamente, io sono un parlamentarista convinto e quindi abborro, cioè sono assolutamente contrario a tutte le ipotesi presidenzialiste. Le elezioni dirette del capo dello Stato io lo contrasto. Nel dibattito, se volete, argomento su questo punto, ma per ora vi dico soltanto questo. Quindi contro la mia volontà vi dico questo. Guardate che il problema ulteriore è il seguente, che in tutte le forme di governo presidenziali, cioè quelle che io non amo, c'è un presupposto per evitare che queste forme degenerino: il rafforzamento della Camera, cioè del Parlamento. Prendiamo il modello presidenziale più noto al mondo, gli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America. Negli Stati Uniti d'America si ha il presidenzialismo, forma di governo che a me non piace, sottolineo e continuo a sottolineare, soltanto perché abbiamo la Camera del Congresso, che si chiama, il Parlamento, più forte al mondo. Si può avere un rafforzamento del governo soltanto a condizione che tu rafforzi il contrappeso, check and balance, pesi e contrappesi. Questa è la logica che in qualche modo in Costituzione del Movimento ci impone. In Inghilterra, in un sistema diverso dal nostro, nella cultura anglosassone, gli Stati Uniti in particolare. È perché se tu crei un potere, una concentrazione di poteri su un organo e svilisci l'altro, rafforzi solo il governo e svilisci il Parlamento, non io, non il costituzionalismo moderno, ma un professorone, qualcuno potrebbe dire, cioè il fondatore della civiltà classica, un certo Aristotele, non so se ricordate, qualche anno fa, diceva la seguente cosa, che le forme di governo, il maggior rischio delle forme di governo, dei rapporti tra poteri, è la loro degenerazione. E allora lì sì che rischieremo di trasformare una forma di governo democratica in una tirannide, diceva quel signore tanti anni fa. E infatti così è stato nella storia. Perché negli Stati Uniti c'è una forma che si può apprezzare o meno, ma certamente democratica, solo perché ci sono i
contrappesi. Dove non ci sono stati contrappesi, in Sud America, qualche anno fa, adesso anche loro stanno cercando di porsi il problema dei contrappesi. Tutte le forme di governo presidenziali sono tradotte in dittature. Tutte. Perché non c'è un contrappeso. Io, scusate, so che qualcuno potrebbe non apprezzare, se cito il professor Uri, lo cito, insomma, il professor Uri, pensatori che hanno fatto la storia dell'umanità. Qualcuno potrebbe non apprezzare, perché oggi la cultura non è granché apprezzata, ma c'è un altro signore che voi conoscete bene, che ha fondato i sistemi moderni, non Aristotele, Montesquieu. Ricordate anche questo nome, è un nome di una qualche importanza nella nostra storia del pensiero. Bene, Montesquieu diceva un'altra frase che noi dovremmo... che dovrebbe ossessionarci, perché è una logica della democrazia pura, di tutte le forme di democrazia. E qui, guardate, destra, sì, qui veramente possiamo dire destra, sinistra, Renzi, Salvini, non hanno niente a che fare con tutto questo. Dicevo una cosa fondamentale: soltanto il potere resta il potere. Montesquieu, divisione dei poteri. Bene, se tu non garantisci un freno al potere, poi ci sarà il governante più buono del mondo, più bravo del mondo, che alla fine degenera. E allora, se tu vuoi fare un ragionamento storico, politico, culturale, di buon senso, non puoi accettare l'idea che ci sia una concentrazione di un unico potere, perché sennò non ne resta nessuno. Fosse anche il migliore governo possibile. Per questo Renzi non c'entra niente. Io non so chi è il migliore governante possibile, oggi in Italia mi sembra difficile indicarlo, ma ammettendo che ci sia, io credo che anche il migliore dei governanti possibili, in un sistema senza contrappesi, farebbe... Giulio Cesare, vi ricordate Giulio Cesare? Diciamo che è il migliore dei governanti possibili. Beh, insomma, quando a un certo punto hai degenerato, perché non avevi contrappesi. E per... il miglior governante possibile, ammesso e non concesso, ovviamente, che si può simbolicamente rappresentare in Giulio Cesare, beh, per fermare quel potere hanno dovuto fare le Idi di marzo, tante coltellate quante. E allora, siccome noi siamo civili e non vogliamo arrivare a... dobbiamo trovare dei meccanismi che in qualche modo evitano tutto questo. Allora io voglio dire questo: quando sento ripetere uno dei tre obiettivi che vi ho detto, quando sento ripetere, è... poi spero di avere tempo per tornarci, non sono neppure d'accordo con quello che è scritto nel documento di chi è a favore del sì, ma accettando quella logica che non è la mia, quando si dice si vogliono aumentare i poteri del governo, si vuole garantire la stabilità dei governi, va bene, in realtà va male, va bene. La prima cosa che tu devi fare, tu autore di questa riforma, devi fare è garantire il contrappeso, cioè garantire la centrale del Parlamento. Se invece, come è nella logica della riforma costituzionale, vuoi assicurare, come dire, una stabilità dei governi, smantellando i tuoi contrappesi, beh, insomma, alcuni signori, quelli che vi ho citato, per esempio, il buonsenso vuol dire che stai facendo un peggioramento grave. E questa mi sembra una buona ragione per non accogliere questa riforma. Perché non è un'innovazione, è un peggioramento. Se vogliamo migliorare, se vogliamo innovare, allora forse no, io non vi sto vendendo chiacchiere, spero di non vendervi chiacchiere, quindi non vi sto a dire come direbbe qualunque politico: ah, votate no perché dopo il giorno dopo il no vivremo nel migliore dei mondi possibili. No, non è vero. Se dovesse fallire questa cosa, ci troveremo in questa situazione brutta, avremmo evitato il peggio. Dopodiché, certo, o dopo il giorno dopo, un'ipotetica auspicabile dal mio punto di vista, vittoria del no al referendum, dovessero prevalere appunto i no, beh, ci troveremo ad un nuovo inizio, dovremmo cominciare lì veramente a riflettere di come cambiare le cose e magari per dare una risposta non peggiorativa ma migliorativa ai problemi che io non sto affatto negando, anzi, di cui mi sto preoccupando. Io non voglio scendere troppo nelle questioni tecniche, quindi magari nel dibattito sì, ma per ora mi fermo a cose così
mi fermo prima di annoiarvi troppo, di farvi addormentare, perché non vorrei evitare questo. Si scrive in questo documento a favore della riforma costituzionale lo snellimento e la semplificazione dei procedimenti di formazione delle leggi. Lo slogan del Comitato del Sì è per un'Italia semplice. Qui mi verrebbe di fare la stessa battuta che vi ho detto prima. Chi è contro la semplicità? È chiaro che se noi andiamo a votare pensando che da un lato c'è la semplicità, dall'altro le cose più complesse e difficili, votiamo tutti per la semplicità. Andiamo a vedere se è vero. Perché è vero, anzi, cominciamo anche qui a concedere tutto il concedibile, cioè dalla situazione di difficoltà che noi oggi viviamo, concediamo tutto il concedibile e concediamo, cioè, la realtà, concediamo, è vero, oggi fare leggi in Italia è piuttosto complicato, bicameralismo perfetto, c'è un iter di formazione legge, ce ne sono due in realtà, c'è un iter di formazione legge in base al quale semplifico, andate a leggere l'articolo 70 della nostra Costituzione e troverete, in base al quale una legge deve essere appunto approvata prima dalla Camera, nello stesso tempo dal Senato, se viene cambiata dal Senato torna alla Camera e c'è la navetta e questo rallenta, rende un po' più rende faraginoso, dobbiamo semplificare. Poi c'è la legge di revisione costituzionale che è un altro tipo di procedimento, adesso non ne parliamo, ma bene, io uso il buon senso, poi se volete vi annoio. Vorrei chiedere non a voi, che siete tutti adulti e vaccinati, come si dice, ma a un bambino di 6 anni o poco più. Ma secondo te si semplifica passando da un iter di formazione a legge a 7? O si complica la stessa vita? O ci si complica la vita? Io sono molto generoso con chi contrasto e ne ho contati soltanto 7 di diversi iter di formazione della legge. Non vi voglio annoiare, se volete mi chiedete, vi dico, ma sono per non dire che la sto dicendo sciocchezze, vi elenco. Iter di formazione della legge sono i seguenti: sistema bicamerale paritario, monocamerale con intervento eventuale del Senato, non paritario rafforzato, non paritario con esame obbligatorio per le leggi di bilancio e rendiconto consultivo, disegni di legge a data certa, conversione dei decreti legge, legge di revisione costituzionale. E siamo arrivati a 7. Alcuni miei colleghi più cattivi di me o comunque più analitici di me hanno contati fino a 10. Quindi io sono buono a dirvi che esistono soltanto 7 diversi iter di formazione della legge. Se volete mi date qualche ora, vi annoiate molto e vi spiego tutti e 7, ma basta leggersi l'articolo 70. Cioè, questa è una lettura noiosissima. E qui vedete che ci sono questi 7 iter di formazione della legge. Non solo si è così consapevoli, al di là delle chiacchiere e degli slogan che si vendono per far votare, per dire che questa è una buona riforma costituzionale, al di là di questo, sono così consapevoli che c'è una piccola norma, questa ve la leggo, sì, capisco che è un po' tecnica e chi non sa il diritto forse se la deve far spiegare, però si può intuire, almeno si può intuire, chi sa il diritto lo capirà bene, di chiusura, dopo aver spiegato questi diversi iter di formazione, che dice quanto segue: i presidenti delle Camere, Camera e Senato, guarda un po', non avevamo ucciso il Senato, però ritorna qui il Senato, perché in questi 7 iter di formazione c'è questo Senato UFO che potrebbe bloccare tutto, nessuno ve lo dice, ma il Senato non si sa quello che farà, forse sarà nulla, forse sbloccherà tutto il sistema politico e istituzionale dopo il giorno delle elezioni. Comunque, i presidenti delle Camere, quindi per Camera e Senato, decidono d'intesa da allora, cioè si mettono d'accordo, cercano di mettersi d'accordo, sulle eventuali questioni di competenza sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Decidono sulle eventuali questioni di competenza, detto semplificando un po', decidono quali di questi 7 iter deve essere applicato, perché chi lo sa? Ma voi vi rendete conto della imponderatezza
decidono, uno, e se non si mettono d'accordo? Due, i presidenti di Camera, e se il presidente della Camera, ovvero del Senato, anzi, questo è sicuro, le opposizioni della Camera e del Senato, che contrasteranno molto probabilmente nel 90 o nel 100% dei casi la decisione del loro presidente, non crea una conflittualità all'interno del Parlamento stesso? Questa è una semplificazione o una complessificazione del sistema? Di più, e se i presidenti di Camera e Senato decidono contro la Costituzione, c'è una questione di costituzionalità, quindi chi deciderà la Corte Costituzionale? È una semplificazione? Adesso io ripeto, devo essere breve, semplifichiamo anche perché, altro dato vero, ma risposta falsa, ma risposta peggiorativa, bisogna, è vero, c'è molta conflittualità costituzionale, molte questioni vanno alla Corte Costituzionale perché Tirolo Quinto ha fatto un disastro, perché c'è molta tensione tra Stato e Regioni in generale, e adesso creiamo un altro problema, cioè il litigio sull'iter di formazione della legge, che la Corte Costituzionale dovrà risolvere. Si semplifica o si rende ancora più complicata la situazione? A me mi sembra che la risposta sia ovvia e banale. Non potrei continuare, ma spero almeno il senso di averlo segnato. Scusatemi, anche per darvi il senso, poi vi do un invito, anzi ve lo dico subito, guardate, dopo questa nostra chiacchierata, fate, riposatevi, quando non avete nulla da fare siete molto riposati, siete molto, come dire, avete molta pazienza, avete da te perdere un po' di tempo, avete molta pazienza, leggetevi una cosa molto noiosa, la riforma costituzionale, perché vedrete come sia molto noiosa, e già la noia è un segnale. Se fossi malizioso, ma non vorrei essere, se fosse retorico, ma non vorrei essere retorico, anche se adesso sto per esserlo, potrei dirvi, vi siete annoiati facendo la lettura della riforma costituzionale, vi vorrete ricreare, tirare un poco su, leggetevi la riforma del 47-48, così vedrete che tirerete un sospiro di sollievo. Io so che sto citando troppi professoroni di questi tempi, non va bene, troppi padri della patria di questi tempi, non va bene, perché i padri della patria, vabbè. C'era un signore, Pietro Calamandrei, che ogni tanto qualcuno cita a sproposito, ogni tanto a proposito, ma viene molto gettonato di questi tempi. Beh, è tanto gettonato che a me mi viene a dirvi una cosa che diceva questo signore. Diceva la seguente cosa. Vi dava un'altra chiave di lettura, e non io, Calamandrei, me lo dice. La chiarezza nella Costituzione. Le Costituzioni devono essere chiare. E voi fate questa comparazione. Se fossi retorico direte e abbiamo chiuso la partita, perché insomma in qualche modo se facciamo questo sforzo di lettura non c'è partita, no? Direi che non c'è un italiano che può votare sì, se fosse questo l'unico parametro di giudizio, ma questa retorica, mi rendo conto, si possono scrivere male cose migliorative, quindi il criterio sostanziale è quello che dicevo. Inizialmente il problema è che si peggiorano le cose. C'è un altro dato che vorrei però enunciare, che è il seguente. Sapete, la Costituzione si dice, le Costituzioni, la Costituzione italiana, ma l'idea di Costituzione, le Costituzioni del secondo dopoguerra, Costituzione moderna, servono per unire. Sono espressione del sentimento di un popolo. Ci si divide, la nostra Costituzione è questa, ci si divide fortissimamente, però ci si riconosce nella Costituzione. La nostra Costituzione, questo è chiaro, è evidente, dal punto di vista storico. Le tre culture prevalenti subito dopo la guerra, molto diverse, quella cattolica, quella liberale, quella social comunista, si uniscono e scrivono la Costituzione. Quella dei tempi non facili, perché come voi tutti sapete, nell'ultima fase dell'Assemblea Costituente inizia una guerra, la guerra fredda, la guerra è una divisione del mondo in due, e l'Italia si divide in due,
Occidente e Oriente, comunisti e chi comunista non era. In Italia la Democrazia Cristiana, in qualche modo era il partito dei cattolici, che il viaggio di De Gasperi negli Stati Uniti torna alla cacciata all'esclusione dei comunisti il 18 aprile. Insomma, la storia la conoscete, non ve la sto a fare io. Bene, in un momento, e per 40 anni così ha funzionato, 70 anni possiamo dire, poi c'è stato un degrado, quindi vabbè, comunque per molto tempo così ha funzionato. L'Italia era divisa in due, però la Costituzione univa gli italiani. Si poteva essere comunisti, si poteva essere democristiani, si poteva essere liberali, si poteva persino essere fascisti, però la Costituzione univa gli italiani. Perché ci si identificava? Vorrei dirvi due cose a proposito. Ci si identificava perché di fronte, articolo 70, di fronte a una cosa di questo tipo, la funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due Camere, ci si può identificare, cioè il potere legislativo appartiene al Parlamento. Questo è un principio. Poi come da qui cominciamo a discutere. Ecco. Io non so se voi, anche se l'Italia ancora si riconosce in questo principio parlamentaristico, la funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due Camere, ma io non lo so, ma sono sicuro che nessuno di noi può identificarsi con quanto segue. Leggo soltanto una parte, perché è molto peggio di come ve la sto dicendo. Vi riconoscete con l'ufficio di senatore? Dunque, la funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due Camere, come il precedente, però per le leggi di cui articoli 57 sesto comma, 80 secondo periodo, 114 terzo comma, 116 bla 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 bla. Come ci si può identificare con una elencazione di commi e articoli? Secondo argomento, cioè con una Costituzione mal scritta, o che non è espressione di valori, non è espressione di una scelta, non è una espressione di una scelta. Secondo argomento, voi avete visto, insomma, non la buttiamo in politica, ammettiamo per un momento, mi sto dicendo, ammetto io, faccio una finzione, faccio finta che questa legge mi piace, faccio finta che questa riforma costituzionale mi piace. Beh, però avete visto come è stata approvata? È stata approvata nel vuoto del Parlamento, cioè con le opposizioni, con chi non amava la Costituzione, che era uscito dall'aula. E questa è una Costituzione che divide. Io non la voglio buttare in politica, quindi non vi dico se Renzi, l'attuale maggioranza, mi piace o non mi piace, se Renzi mi piace o non mi piace. Faccio una finzione e mi metto nei panni del maggior di Renzi. Io sono Matteo Renzi, o il migliore amico di Matteo Renzi. Beh, francamente io avrei un problema ad approvare la mia Costituzione. E sapete perché avrei un problema ad approvare la mia Costituzione? La mia Costituzione. Se a me dessero, mio, Gaetano Azzariti, non nemmeno di Matteo Renzi, esco della finzione, mi dicono, sai che c'è, fammi la Costituzione la più bella del mondo, perché la faccio io, quindi sicuramente sono convinto di fare la Costituzione più bella del mondo, e poi la approviamo nel modo in cui l'abbiamo approvata, con metà del paese fuori dall'aula, della rappresentanza politica fuori dall'aula. Sapete perché io non accetterei, oltre per ragioni generiche di democrazia, con sciocchezze di questo tipo, sapete perché non accetterei? Perché avrei paura. Le costituzioni non si fanno per se stessi, si fanno per i nemici, cioè quando governeranno i nemici, perché io so che, perché questa è la democrazia, che un giorno o l'altro non governerò più io, ma governerà il mio avversario. Io allora voglio dire questo, che se fossi Matteo Renzi, io farei una costituzione che mi rassicura nel momento in cui, non so chi è il peggior nemico politico ovviamente di Matteo Renzi, ma farei una costituzione che servirebbe a me quando governa Salvini, quando governa i 5 Stelle, Grillo, quando governa la Meloni e viene in campo. Io ho l'impressione, o invece ho la sensazione, e poi è una sensazione, quell'immagine è molto chiara, che si fanno le costituzioni per se stessi. E allora io questo dico.
fosse anche la più bella Costituzione del mondo per me, io mi rifiuterei di farla, perché poi quella che mi dà il potere, una Costituzione che mi dà il potere, ma quando poi il potere lo viene il mio avversario, me la fa pagare cara. Ecco, io non voglio fare l'occhiello di malaugurio per nessuno, anche perché spero francamente che non ci si, che non si profilino ipotesi di questo genere, perché spero francamente che a ottobre prevarranno il rifiuto di questa riforma costituzionale. Però temo, non vorrei fare l'occhiello di malaugurio, ma temo che siamo in mano agli apprendisti stregoni. Sapete gli apprendisti stregoni? Quelli che fanno pozioni magiche pensando di aver risolto tutti i loro problemi, dopodiché hanno commesso un piccolo errore e esce fuori un mostro a tre teste. E il mostro a tre teste potrebbe essere questo: una Costituzione ipergovernante, senza contrappesi, che viene messa, la fictio che viene messa dal mio governo nelle mani del mio nemico. Sapete cosa si dice, cosa diciamo noi, con un po' di enfasi, lo riconosco, però credo che sia significativo, cosa diciamo noi costituzionalisti? Utilizziamo questa espressione: le costituzioni si fanno in tempi di sobrietà perché possono operare in tempi in cui si è ubriachi, e si vuol dire con questa immagine quanto vi ho detto poc'anzi. Le costituzioni servono essenzialmente non tanto per i governi, per limitare i sovrani, questa è un'altra espressione classica del costituzionalismo, per limitare il sovrano, e soprattutto quando questo sovrano non ci piace, il sistema democratico è quello in cui giustamente, ci mancherebbe altro, deve poter governare, devo cercare di governare io, ma devo cercare, poter certamente governare anche il mio avversario, perché se no questo è il fondamento dei sistemi democratici, del ricambio politico. E la Costituzione serve proprio per evitare le esuberanze mie e ancora maggiore dal punto di vista, ancora più dal punto di vista politico, del mio avversario. Beh, io ho questa sensazione che invece questa riforma costituzionale sia stata fatta in un momento di euforia, diciamo così, non voglio dire ubriacatura, ma di euforia, perché bisogna cambiare, perché siamo tutti soggiogati da questa immagine del cambiamento per il cambiamento, confidando, incrociando le dita e confidando che in futuro si sarà molto sobri, tanto sobri da poter far funzionare una macchina che potrebbe degenerare, e sperando che non deragli. Beh, io credo che questo non sia un buon criterio. Va bene, io vorrei lasciare, dunque, smantellimento, l'abbiamo discusso e criticato, l'ho discusso e criticato, stabilite ma dei governi e mancanza dei contrappesi, credo di averlo più o meno detto. Trasformazione del Senato in una Camera di rappresentanza delle istituzioni territoriali, questo è il terzo obiettivo. Io mi limiterò a una battuta, poi ovviamente nel dibattito approfondiamo, perché questa è una questione un po' più tecnica. Il modello è quello tedesco. Diciamo così, usciamo dal bicameralismo perfetto, bene, abbiamo detto. E allora l'ipotesi che viene ventilata qui è la seguente. Allora, la Camera diventa la Camera politica. E del Senato che facciamo? Questo è il punto. Qualcuno ha pensato, facciamo come in Germania, perfetto. Cioè, la Camera rappresentativa delle istituzioni territoriali, così com'è in tutti gli stati federali, cioè in cui ci sono i Länder, gli stati federali, non le nostre regioni, diciamo le nostre regioni equiparandole a queste, che hanno un potere immenso e quindi hanno un luogo al centro dove, come dire, i Länder, gli stati federali, possono colloquiare con lo Stato centrale. Germania e Stati Uniti, semplifico per dire due esperienze diverse ma molto importanti di stati federali. Qual è il presupposto? Il presupposto, in assenza del presupposto non ha senso quello che viene scritto, il presupposto è quello di scommettere di passare a uno Stato federale, cioè scommettere sui Länder, gli stati, le regioni d'Italia, cioè aumentare i poteri delle regioni. Io aumento i poteri delle regioni e dunque creo uno Stato federale, e comunque creo una Camera delle regioni. Di più, Germania, semplifico, negli Stati Uniti è diverso, Germania, che è il modello forte in Europa di Stato federale, nello Stato, nel Bundesrat, cioè nella
Senato federale tedesco, chi sono i rappresentanti del Bundesrat? I governi locali, traducendo Länder con regioni, che non è corretto ovviamente, ma insomma la Lombardia, la Campania, i governi della Lombardia, scusate, non i consigli regionali, i governi della Lombardia, della Campania, del Lazio e via elencando. Mancano tutti e due questi presupposti. Perché da un lato la riforma costituzionale, se volete lo esaminiamo partitamente, ma sottrae tutti i poteri alle regioni, cioè riduce i poteri delle regioni e si passa da un sistema debole di regionalismo, a proposito della situazione che non è per nulla eccellente, l'attuale situazione, del riformismo che sarebbe necessario per migliorare e non per peggiorare la situazione, da una situazione di debolezza dell'attuale situazione ad una maggiore, di maggiore debolezza, di centralizzazione dei poteri. Guardate, questa è una scelta politica, potremmo discuterne, se fossimo davanti a un tavolo e potessimo ragionare su una buona riforma costituzionale, dovremmo discutere di questo punto, per sapere che cosa devono fare le regioni. Se noi valutiamo, noi il sistema politico intendo dire, ritiene che le regioni basta perché hanno fallito, va bene, perfetto. Cancelliamo il Senato, creiamo soltanto una Camera, creiamo una, cioè la Conferenza Stato-Regioni, che è un organo tecnico di collegamento tra Stato e Regioni, rafforziamo magari la Conferenza Stato-Regioni e diamo soltanto funzioni amministrative alle regioni. Prendiamo atto di un fallimento. Quindi non abbiamo nessun bisogno di trasformare il Senato in una Camera di rappresentanza in caso lo vogliamo. Uno. L'alternativa è la seguente. Facciamo come in Germania. Rafforziamo gli stati, rilanciamo. Le regioni stanno male e noi confidiamo su di esse, diciamo che facciamo una bella scommessa. Io, non voglio dire, sarei titubante perché adesso, oggi, forse sarei più per la prima che per la seconda, ma comunque potrebbe essere una scommessa che ha una sua ragione d'essere. Aumentiamo i poteri delle regioni e facciamo un senato in cui ci sono i governi. Il governatore della Campania manda i suoi rappresentanti al Senato. Così però non è. Si sono ridotti. E non vanno neppure, come sapete, i rappresentanti dei governi regionali. Ma va chi va? Come viene composto il Senato? A proposito dello slogan che va molto di moda, devo dire francamente, ma questa è soltanto una mia notazione, che è strana questa considerazione fatta dal sistema politico, cioè contro il ceto politico. Come? Vabbè, mi viene una battuta ma non ve la faccio. Il ceto politico, che dice contro il ceto politico, ci deve essere qualcosa che non funziona, ma al di là di queste considerazioni, contro il ceto politico, e ci si affida al ceto politico più criticato, diciamoci la verità. Di più, adesso non vorrei scendere, se voi leggete l'articolo 55 vedete che poi c'è anche molta confusione, perché per ragioni che forse chi segue con maggiore attenzione la politica sa. Cosa si è detto? Che vengono composti da consigli regionali che devono scegliere in modo proporzionale tra i propri componenti, alcuni al proprio interno. Quando io parlo di ceto politico, siccome non faccio parte del ceto politico perché faccio una cosa molto peggiore, il professore, non do nessun giudizio di valore, io non do nessun giudizio di valore, perché i consiglieri regionali sono come in tutti, come tra i professori, ci sono i bravi professori, i cattivi professori, i mascalzoni e no, così nei consigli regionali ci sono i bravi consiglieri, i cattivi consiglieri, i mascalzoni e no, questo è evidente che è presupposto. Però noto dal punto di vista istituzionale che in qualche modo c'è, al Senato si riprodurrà il ceto politico. Voglio dire, non ci andrà il governatore della Campania, ma ci andrà qualche deputato del PD della Campania, qualche deputato di, adesso non so qual è la composizione, degli equilibri di Forza Italia della Campania, di 5 Stelle, qual è la riproduzione in nuce del ceto politico nazionale. Forse con collegamenti, e questo è un problema istituzionale, santi e diavoli stanno ovunque, però con collegamenti col territorio che in qualche modo possono favorire la non elevata
l'eccesso di vicinanza, le difficoltà di indipendenza dei senatori stessi. Poi hanno fatto un pasticcio stratosferico appunto, nemmeno dire dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista, no. Perché si dice nell'articolo 55 la seguente cosa: vengono scelti tra i consiglieri regionali in modo proporzionale. Ricordate quel comico che per prendere un giro un politico qualche tempo fa, le sue contraddittorietà, diceva: faccio questo ma anche il contrario. Ecco Crozza. Io lo chiamo l'emendamento Crozza perché succede così: al secondo comma si scrive quanto segue più o meno, il consiglio comunale sceglie, al quinto comma nello stesso articolo si dice ma anche, però su indicazione del corpo elettorale. Chi lo sceglie? Il corpo elettorale o i consiglieri regionali? Non si sa, perché sempre in questo quinto comma poi si dice lo farà una legge bicamerale. Quindi non lo fa la Costituzione tace su questo punto, che è delicatissimo, voi capite, per un accordo politico. Io non voglio buttarla in politica, ma qualcuno di voi, avendo letto i giornali, sa perché si è arrivato a questo pastrocchio. Io avrei adottato un'altra soluzione, io, ma siccome non faccio il Parlamento, rispetto il Parlamento, si poteva scegliere una o l'altra soluzione, forse nessuna delle due, secondo il mio giudizio, ma sceglierle tutte e due, dal punto di vista logico, non politico, è una contraddizione in termini. Io avrei tante altre cose da dirvi, ma siccome alle 7 devo scappare, vorrei invece sentire la vostra. Vi ringrazio. Grazie professore, chiaramente apriamo il dibattito, tutte le domande vengono dal pubblico. Tu. Professore, buonasera. Ma oltretutto ha fatto la riforma costituzionale un governo che il suo presidente non è stato eletto da nessuno, che il Parlamento è illegittimo secondo la Corte Costituzionale, perché è stato eletto con una legge anticostituzionale, il cosiddetto Porcellum. Più di questo non so cosa aggiungere. Grazie. Sentiamo questa mezz'ora nel migliore modo possibile. Allora, rispondo telegraficamente. Questo è il metodo, lei ha ragione. Ogni tanto si usa l'espressione un paese normale. Ecco, se fosse in un paese normale, al di là dell'incostituzionalità, è evidente quanto segue che dopo una sentenza così impegnativa della Corte, il buon governo, quale che esso sia, il buon governo, cosa fa? Beh, insomma, prende atto, è vero che la Corte Costituzionale ha detto, beh, però è legittimato a proseguire la propria attività, ma il buon governo cosa fa? Fa una legge elettorale eventualmente e poi scioglie le Camere, ma certamente non tocca la casa di tutti, la Costituzione come casa di tutti. Quindi se fossero un paese normale non c'è bisogno di chiedere a un costituzionalista che cosa bisognerebbe fare, ma c'è semplicemente da rilegittimare un Parlamento che, tra l'altro, la legge che è stata dichiarata incostituzionale di Porcellum, nessuno poteva dire che era colpa dell'ultimo governo, perché era da 12 anni che era stata adottata. Quindi in un paese normale il politico, che è sempre un po' che vuole scaricarsi la responsabilità, dice: avete visto quelli di prima che hanno fatto un pasticcio, io che sono bravo vado alle elezioni, mi legittimo, vado alle elezioni con quello che dice la Consulta, io concedo tutto quello che posso concedere lo concedo, non mi piace quello della Consulta, faccio una legge elettorale, forse anche nel rispetto dei principi della Corte Costituzionale, quindi una legge elettorale sostanzialmente proporzionale, perché questo mi ha detto la Corte Costituzionale, ma comunque, e poi una volta che sono legittimato faccio le riforme costituzionali. Ma questo è un paese normale, e questa è una domanda non da fare a un costituzionalista, ma da un cittadino qualunque. Noi un paese normale non lo siamo, abbiamo avuto una forzatura e adesso tutto dovremmo decidere su questa forzatura di metodo,
Ma ripeto, io quello che invito a fare, fosse una forzatura a fin di bene, avremmo fatto un altro discorso, avrei fatto un discorso, io giurista non posso accettare, bla bla. No, la cosa è più grave di quanto lei la propone. Senta, avrei una predomanda riguardo un punto che lei ha toccato quasi per tutti, cioè il percorso che è stato delineato fino adesso di riforma costituzionale è legittimo secondo lei o no? Perché se non è legittimo, voglio dire, non andava proprio fatto, ma bisognava fare opposizione in modo molto più forte, e se è legittimo invece il percorso delineato, sì, che si concluderà con il referendum, vuol dire che forse i padri costituenti hanno sbagliato, perché questo è esattamente quello che prevede la Costituzione adesso. Certo, c'è stata una risicata maggioranza nell'approvazione, ma se gli altri non ci stanno, ci sta il referendum confermativo. Questo è un primo punto, semplicemente un'altra considerazione da fare. Se secondo lei l'assetto istituzionale può e deve essere emendato, secondo lei, poi le chiedo, forse mi scusi, lei fa parte dei 55 firmatari del... No, allora, a mia memoria non mi risulta un movimento di proposta, di cioè su vasta scala, di vasta portata e di tanti studiosi e costituzionalisti che si siano mai posti il problema di emendare, ripeto, l'assetto e il funzionamento istituzionale. Basterebbe solo pensare, mi pare, che c'è una legge sulla corruzione che è stata approvata dalla Camera e che sono 5 mesi che sta al Senato. Questo mi pare un punto molto forte a favore dell'abolizione del Senato e della semplificazione legislativa. Allora, sulla prima domanda vi dico questo. Io quello che ho cercato di dire è che di valutare nel merito la questione, e il voto negativo, a mio modo di vedere ovviamente, è dettata da quanto vi ho detto, cioè peggioreremo la situazione. Perché, mi dispiace dire, noi non è vero che aboliamo il Senato, non è vero. Noi in realtà differenziamo il bicameralismo, lo differenziamo. Prego? Non faranno le stesse cose. Sì, esatto. Il Senato, che verrà eletto nel modo che vi ho detto, dovrà fare le leggi elettorali, dovrà fare le riforme costituzionali, dovrà tutelare le minoranze, dovrà fare tutte quelle cose di cui ai rinvii che le ho letto. Il problema della navetta, che viene cioè del ritardo che lei ricordava, che viene retoricamente espresso, non da lei, da chi lo esprime retoricamente, riguarda il 10% dei provvedimenti legislativi. Il problema è più grave, come ho anche cercato di accennare prima, cioè a dire, non è il bicameralismo perfetto, è la crisi del Parlamento che deve essere risolta. Le voglio dire questo, non è vero, si dice, ma sono 50 anni che non si fanno proposte, ma quando mai? Le dico la riforma costituzionale che io vorrei, proprio per semplificare e non rendere più complesso l'iter di formazione legge, è il monocameralismo con sistema proporzionale. Questa è una proposta che è stata espressa in sede di assemblea costituente da una parte minoritaria dell'assemblea parlamentare, non ebbe il successo e si arrivò al bicameralismo perfetto perché fu rifiutata questa proposta, e fu rifiutata anche la proposta di Costantino Mortati, diciamo della Democrazia Cristiana, sul governo, sul Senato tecnico, e si adottò il sistema bicameralismo perfetto, imperfetto in realtà, perché perfetto, di perfetto soltanto il nome, soltanto come risultante. Negli anni Ottanta c'era un signore, io adesso qualcuno gli piacerà, qualcuno non gli piacerà, ma insomma è una persona consapevole, Pietro Ingrao, anzi guardi, glielo dico perché Pietro Ingrao
propose il monocameralismo, il sistema proporzionale, e questa proposta non passò perché ci furono i conservatori che in qualche modo adottarono sistemi del tutto diversi. Le dico anche questo, lo recito a memoria, quindi sbagliando, cioè dandole la sostanza, ma vi invito tutti voi a leggersi questo testo dell'84 di Pietro Ingrao, che fu un commento alla riforma Bozzi, alle proposte della riforma Bozzi, che erano acqua fresca rispetto a quello che è stato proposto adesso. E sapete cosa dico? Recito a memoria, ma recito, do la sostanza, ma le parole, il senso è esattamente questo. Ma guarda un po', tutti quelli che si lamentano, 85, non si riferiva a Renzi, ma guardi che sono proprio Roncalda e Appennello, tutti quelli che si lamentano della lentezza del Parlamento, tutti quelli che si lamentano del bicameralismo perfetto, tutti quelli che si lamentano della lentocrazia, ma perché non seguono la scelta più, e questa è l'espressione di Pietro Ingrao, più limpida, che è quella del monocameralismo? Io le ripeto ancora, ma perché, se vogliamo veramente innovare, non essere conservatori, così come lo è questa riforma costituzionale, se vogliamo semplificare e sciogliere i nodi che lei ha indicato e che non verranno sciolti ma verranno aggravati, perché non scegliamo la via più limpida del monocameralismo e sistema proporzionale? E non mi rispondete quello che è ovvio a tutti, perché? Perché nessuno vuole tornare al sistema proporzionale, perché in qualche modo si vuole utilizzare un altro slogan che secondo me non è uno slogan, e forse chi lo pronuncia sa quel che dice, ma bisogna capirne il significato: il giorno stesso delle elezioni sapremo chi ci governa. Ma che senso ha in democrazia uno slogan di questo tipo? Ma perché dopo le elezioni non andiamo a dormire, ci riposiamo e poi il giorno dopo abbiamo un buon governo? E il buon governo è quello che in qualche modo è espressione di una maggioranza del corpo elettorale che sa governare, perché il primo che vuole avere un governo efficiente, un Parlamento efficiente, un Parlamento semplificato, sono i gufi, cioè i professoroni, io tra questi, indegnamente mi colloco tra questi, perché in qualche modo voglio una riforma radicale, e questa è una riforma conservatrice, conservatrice delle esistenze, perché conservazione, se vogliamo dare il senso alle parole, al di là della sloganistica, voi siete gufi, voi siete conservatori, noi siamo gli innovatori, conservatore vuol dire porre sul livello costituzionale quello che da 20 anni è il regresso italiano. Il regresso italiano è esattamente questo: verticalizzazione del potere, riduzione del potere dal Parlamento, sloganistica insopportabile e in qualche modo complessificazione del sistema. Se lei, scusi, sì, mi rendo conto, la provocazione, se lei vuole dar fede ai suoi corretti intenti, guardi, proponga il monocameralismo e il sistema proporzionale e sarei contento, però prima di poter proporre questo voti no al referendum. Che non l'avete proposto voi. Io l'ho proposto. Pietro Ingrao l'ha proposto. La mia memoria non c'è. E la sua memoria non c'è. Avete l'occasione adesso. Non c'è. Questo referendum, giustamente, ne parlate conto. Ma una proposta vostra, diciamo, in quel senso, io non c'è. Me la dico quando 55 costituzionalisti hanno firmato un documento di questo tipo? Io lo dico. Non le darò una bibliografia personale perché sarebbe poco elegante. No. Personale, per carità. Non le darò una bibliografia personale perché sarebbe poco elegante. Le do dei testi istituzionali. Assemblea Costituente, Palmiro Togliatti propose il monocameralismo. Le ho citato Pietro Ingrao, 1984, contro la riforma, contro la commissione Bozzi, c'è un volumetto uscito adesso che riedita questa formulazione. 1985-86, potrei sbagliare la data, un disegno di legge presentati dai deputati Gianni Ferrara e Stefano Rodotà, monocameralismo e sistema proporzionale. E basta? Vuole che le do altre indicazioni? In assemblea così, nella discussione. I saggi. No. I comitati, ma con i comitati che tocca a voi, che tocca a chi tocca? Tocca a voi. Comunque le dico anche una cosa, le do altre indicazioni. Commissione eletta dei saggi. La commissione eletta dei saggi, quindi
Gianni Letta, non Pietro Ingrao, Gianni Letta, Commissione Letta di Saggi, si fecero tre proposte. Quello fu un vademecum, tre proposte. Una di queste tre era il monocameralismo. Quindi in assemblea costituente, nella discussione, ci fu una proposta che non fu il monocameralismo, e io non la condivido, per questo le sto parlando del monocameralismo, però certamente era più coerente rispetto al pasticcio che hanno fatto, che fu una proposta fatta da Nino Chiti, che come voi sapete fa ancora parte della maggioranza, che proponeva un senato tecnico, un senato di garanzia. Non fu discussa. Ebbe, guardi che io le dico, non sarò mai io a delegittimare neppure l'attuale Parlamento. Quindi quello che le posso dire è: sono stati in minoranza e si va al referendum. Infatti io quello che vi sto dicendo è: al referendum votate no. E vi sto cercando di esprimere le ragioni per le quali, dal mio punto di vista, questa è una pessima riforma conservatrice. Ma non è che voglio dire, Pietro Ingrao ha avuto torto nel senso che gli hanno dato torto, Chiti ha avuto torto nel senso che gli hanno dato torto, in assemblea costituente l'opzione monocameralismo ha avuto torto nel senso che gli hanno dato torto, però in qualche modo nel referendum noi dobbiamo scegliere le nostre ragioni, non prendere atto, perché se noi dovessimo limitarci a prendere atto della maggioranza, allora che lo facciamo fare il referendum? Prendiamo atto del fatto che hanno fatto una riforma regressiva e peggiorativa, ma noi abbiamo un'arma, possiamo in qualche modo, e l'ho detto prima, no, non risolverà i problemi d'Italia, però darà una possibilità di fare di rimetterci intorno a un tavolo e per esempio utilizzare, riuso questa bellissima secondo me espressione di Pietro Ingrao, molto innovativa oggi, di scegliere l'opzione più limpida e più radicalmente innovativa che noi abbiamo, monocameralismo e sistema proporzionale. Però per far questo, professore, buonasera, una domanda fuori luogo forse. Sì, le domando, a suo avviso vi sono ragioni per cui la Corte Costituzionale ha fissato in tempi record per il giorno martedì 4 novembre 2016 la data dell'udienza pubblica di discussione della questione di legittimità costituzionale sulla cosiddetta legge Porcellum sollevata dal Tribunale di Messina, se non erro? Grazie. Io non le risponderò facendo supposizioni, perché la sua domanda è maliziosa e io non voglio essere malizioso. No, è maliziosa. Io le dico questo. Appunto, le dico questo. Ci sono una serie di valutazioni politiche su cui io non voglio dire nulla, perché che voglio dire? Le voglio dire questo. Giustamente la Corte Costituzionale doveva, anche credo data l'importanza, valutare rapidamente questa questione. Doveva valutare rapidamente che l'abbia fissata il 4, che la potesse fissare il 24, che la potesse fissare a fine luglio. Certamente la disponibilità della Corte, il Presidente della Corte che stabilisce il calendario, l'ha fissata il 4 ottobre. Questo ha innescato tutta una conflittualità politica per cui oggi si legge che per esempio il governo vuole fissarla il 2 per evitare il 4. Queste però sono valutazioni politiche che posso dire? Posso dire soltanto che sì, prendo atto, mi sembra giusto, non so il 4, io non sono il Presidente della Corte, se fossi, non lo sarò mai, ma se fossi Presidente della Corte, non lo so, avrei scelto una data, non lo so se avrei scelto il 4, il 24 o il luglio o il 4 novembre, potevo anche scegliere il 4 novembre, è una valutazione che è comunque legittima, come dicevo. Buonasera professore, mi presento Alessio Gaudiri, laureando in giurisprudenza. Nel mio percorso di studi ho imparato ad amare la Costituzione perché è norma chiara e perché soprattutto priva di diadi. Ora, a seguito di questa riforma ci ritroveremo di fronte ad una accozzaglia di norme, chiamiamola così,
fatta di articoli scritti in maniera abbastanza male, scritti poco chiaramente, soprattutto di chi li invia. Ora, il pensiero è questo: secondo lei c'è un rischio, a seguito di una creazione del sistema, di far vacillare quella che è la piramide, il vertice dello Stufenbau? Cioè, c'è il rischio di far vacillare questa costruzione, di farla degradare quasi ad una sorta di testo unico, visto il modo in cui è stato scritto? Io risponderei in questo modo. Voi sapete che nel dibattito politico c'è molta allarme, c'è chi dice che tra apocalittici e integrati, sostanzialmente, potrei dire così, c'è chi dice che questo è un attentato alla democrazia, c'è chi dice che questa è la salvezza della democrazia, e va bene, io non vorrei sottrarmi alla logica apocalittico-integrato, farei una questa seguente considerazione: si modificano 47 articoli della Costituzione, della seconda, della parte organizzativa della Costituzione. Ora, pensate che la modifica di 47 articoli della Costituzione non modifichi il sistema democratico, mi sembra improprio che si voti sì e che si voti no. Qualcuno, quindi, che avremo un'altra organizzazione dello Stato, è inevitabile. Quello che vi ho cercato di dire è questo. Poi qualcuno potrà pensare contro quello che io vi ho espresso, è chiaro, ma per carità, qualcuno potrà pensare, ha soltanto l'onere di dimostrare, come non abbiamo interlocutori, ma come dovrebbe fare un mio collega, che ce ne sono, per carità, che sostengono la riforma costituzionale, io vi ho letto alcuni testi di sostegno alla riforma costituzionale, dovrebbe dimostrare che c'è una riforma costituzionale in cui la democrazia migliorerà. Perfetto. Io ho cercato di dirvi, perché mi sono convinto, come si usa dire, in scienza e coscienza, che questa modifica, cioè avremo una modifica del nostro sistema democratico peggiorativo. Questo è il discrimine, anche come ho detto all'inizio, si migliora o si peggiora? Io credo di aver nascosto quello che penso. Poi, se qualcuno pensa, argomentasse però, cioè argomentasse tecnicamente, oltre che polemicamente o politicamente, la questione ne discuto. Penso che basti, perché il professore c'è il treno alle 19:10, il tempo di salutarlo, noi lo ringraziamo ancora per essere stato qui. Mi dispiace che il tempo è stato brevissimo, cioè ci avrebbe fatto piacere ascoltarlo per ore, e penso che molte domande rimangono inevase, purtroppo, mi dispiace per questo. Sicuramente questo è il primo appuntamento che noi abbiamo pensato di fare, abbiamo colto una data praticamente nella benissima agenda del professore, che non era diciamo forse tanto adatta, perché sappiamo che c'è un periodo particolare qui a Battipaglia, però noi abbiamo comunque voluto che si facesse questo primo incontro, anche, e sicuramente non è l'ultimo, perché da qui a ottobre chiaramente noi contiamo di tenerne tanti altri. È nostra intenzione ovviamente stimolare il dibattito tra le persone della città, così come abbiamo fatto oggi, abbiamo cominciato ad accendere qualche dubbio, e vi invito a ritirare i materiali informativi che sono a banchetto qui, così come riportate anche qualcosa per capire meglio questa riforma costituzionale, che andrebbe approfondita molto di più, perché 47 articoli su 139 è una modifica corposa, davvero corposa, e quindi vale la pena comunque dedicarvi la massima attenzione per un voto consapevole che sarà quello di ottobre. Vi invito anche ai prossimi referendum a firmare per i due referendum sull'Italicum e quello sulla Costituzione, e ringrazio per il brevissimo tempo che ci avete dedicato, e spero di rivedervi qui la prossima volta con un incontro di pari valore. Grazie.